Ora con Claudio Ciccarone la storia del comandante dei vigili urbani di San Giovanni a Piro nel Cilento che usa la penna non solo per redigere verbali. Accoccolato all'ombra del gigante Bulgheria, monte di mare dalla cui vetta si domina la costa sud del Parco Nazionale del Cilento, il comune di San Giovanni a Piro trova le sue origini in un monastero basiliano edificato intorno all'anno 1000, ma le sue terre erano abitate già dai tempi dell'uomo di Neanderthal. Il capoluogo comprende le frazioni di Bosco e di Scario, una perla di paesino mediterraneo che con le sue stradine fa il solletico alle acque azzurre, verdi e blu del Golfo di Policastro. Una terra che racconta di conquiste e repressioni. La più sanguinosa avvenne nel 1828, quando durante i moti rivoluzionari del Cilento gli abitanti di Bosco si ribellarono alla monarchia. Il re Borbone Francesco I non la prese bene e inviò sul posto il capo della gendarmeria Francesco Saverio del Carretto, un tagliagole che rase al suolo a cannonate il borgo, uccise quasi tutti gli abitanti e sulle terre sparse sacchi di sale affinché nulla più nascesse dalle viscere di quella terra traditrice. Fuoco! Vicende passate. Se invece si vuole conoscere la storia di San Giovanni a Piro negli ultimi 50 anni e del sentito dire anche oltre, nessuno è più giusto del suo comandante dei vigili urbani, il tenente Carmelo Fasano, che immutabile se non per l'età, è dai primi peli di barba che è il primo e l'ultimo vigile urbano del comune. Ormai alle soglie della pensione, davanti a lui sono volate via come meteore le generazioni di sindaci e assessori che si sono succedute alla guida del municipio. Immagine di personaggio d'altri tempi, d'altri valori, Carmelo Fasano è la memoria storica del Cilento, conosce tutti e tutto ed è un piacere sentirlo raccontare della sua città, dei suoi cittadini e di sé. Un onore servire il comune e la mia gente, perché la mia gente è gente buona, è gente umile e l'umiltà voi mi insegnate che è la più alta espressione dell'esistenza umana. Carmelo Fasano, il vigile scrivano, già, perché ha l'arte della scrittura manuense nelle vene, che non usa per redigere multe arzigogolate, ma l'amore per la patria l'ha spinto a realizzare un'opera incredibile. Ha riscritto la Costituzione italiana a penna, in bella mostra, nell'aura consiliare del municipio. Questa è la Costituzione della Repubblica Italiana, da me trascritta a mano, per donarla al mio popolo, per donarla ai giovani. Ed è copiata fedelmente così come è stata stilata dai grandi statisti del dopoguerra. Il tenente Carmelo Fasano, un personaggio unico come unica la sua terra, dove montagne e mare si uniscono in matrimonio e storia e cultura ne sono i testimoni.